Allora, è ovvio che gli italiani hanno, la stragrande maggioranza, quasi il 90%, teme questo conflitto perché vede i confini dell'Europa, come dicevamo prima, no? Sono state messe in luce due Europe differenti e capisce perfettamente che sono a rischio anche le altre tenute democratiche, ma il vero dato è che bisogna riuscire a capire fino a quando il popolo italiano è in grado di reggere, perché queste immagini sono fortissime, sono di un'emozione incredibile, ma ovviamente alzano sempre di più il livello della sopportabilità. E a volte c'è anche il fatto più grave, vi ricordate anche con Sarajevo, dell'assuefazione al È dolore, cioè di vero. queste immagini che arrivano così piovente e che ovviamente portano sempre posti di distruzione nuovi, ma che noi leggiamo sempre come se fossero gli stessi. Di fronte a questo il popolo italiano ha dichiarato anche, l'avevo scritto anche sulla stampa, di essere disponibile a fare dei sacrifici, ma la maggioranza ovviamente vuole dei sacrifici a tempo, quindi confida come tutti nella velocità di chiusura di una guerra di questo tipo. È ovvio che ognuno guarda la propria economia familiare e sente molto più vicino quello che accade. Sulle armi è molto interessante, ad esempio, quello che ha detto Salvini, perché la maggioranza degli italiani è contraria alla distribuzione, almeno era contraria fino alla scorsa settimana, adesso stiamo rilevando nuovamente. È contraria perché lo vede come una mossa favorevole a una guerra. E sarà interessante rilevare, dopo le parole che sono state dette oggi dal nostro Presidente del Consiglio, cosa considereranno gli italiani. Cioè questa presa di posizione così importante, quanti la condivideranno e quanti Certo, saranno contrari, ovviamente. sono d'accordo, questo sarà un test importante. Tra l'altro, proprio